Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Max Alt Organon Italia SRL, ultimo aggiornamento, 15 luglio 2022. Cos'è Max Alt? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Max Alt durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Max Alt? Max Alt è un farmaco a base del principio attivo rizatriptan benzoato, appartenente alla categoria degli antiemicranici, triptani e nello specifico agonisti selettivi dei recettori 5-HT1 della serotonina. È commercializzato in Italia dall'azienda Organon Italia SRL. Max Alt può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Max Alt 10 mg 3 compresse, Max Alt 10 mg 6 compresse, Max Alt 5 mg 3 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione: titolare Organon Italia SRL, ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo rizatriptan benzoato, gruppo terapeutico antiemicranici, triptani, forma farmaceutica compressa. Indicazioni: trattamento acuto della fase cefalalgica degli attacchi emicranici con o senza aura negli adulti. Posologia: modo di somministrazione Max Alt non deve essere usato per la profilassi. Le compresse orali devono essere ingerite intere con i liquidi. Effetto degli alimenti: l'assorbimento di rizatriptan viene ritardato di circa un'ora quando somministrato insieme ad alimenti. L'inizio dell'effetto può pertanto essere ritardato quando rizatriptan viene somministrato a stomaco pieno, vedere anche proprietà farmacocinetiche, assorbimento. Max Alt è disponibile anche come formulazione in liofilizzato orale. Posologia: adulti da 18 anni in su, la dose raccomandata è di 10 mg. Dosi ulteriori: le dosi devono essere somministrate a distanza di almeno 2 ore l'una dall'altra. Nell'arco delle 24 ore non devono essere assunte più di 2 dosi. In caso di ricomparsa della cefalea entro 24 ore. Se la cefalea si ripresenta dopo la risoluzione dell'attacco iniziale, può essere assunta una dose ulteriore. Osservare i limiti di dosaggio summenzionati. In caso di mancato effetto, negli studi controllati non è stata esaminata l'efficacia di una seconda dose per il trattamento dello stesso attacco, quando una dose iniziale è inefficace. Quindi, se un paziente non risponde alla prima dose, non deve essere assunta una seconda dose per il medesimo attacco. Gli studi clinici hanno dimostrato che se un paziente non risponde al trattamento di un attacco, è ancora verosimile che risponda al trattamento per attacchi successivi. Alcuni pazienti devono ricevere la dose più bassa, 5 mg, di Max Alt, in particolare i gruppi seguenti di pazienti. Pazienti in trattamento con propranololo. Rizatriptan deve essere somministrato a distanza di almeno 2 ore dalla somministrazione di propranololo, vedere paragrafo 4-5. Pazienti con insufficienza renale lieve o moderata. Pazienti con insufficienza epatica da lieve a moderata. Le dosi devono essere separate da intervalli di almeno 2 ore. Nell'arco delle 24 ore non devono essere assunte più di 2 dosi. Popolazione pediatrica: bambini e adolescenti, età inferiore a 18 anni. La sicurezza e l'efficacia di Max Alt in bambini e adolescenti di età inferiore a 18 anni non sono state ancora stabilite. I dati disponibili al momento sono riportati nei paragrafi 5, 1 e 5, 2, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Anziani: la sicurezza e l'efficacia di rizatriptan in pazienti di età superiore a 65 anni non sono state valutate in modo sistematico. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Somministrazione contemporanea di inibitori delle monoaminossidasi, MAO, o l'uso entro le 2 settimane dalla sospensione della terapia con inibitori delle MAO, vedere paragrafo 4, 5. Max Alt è controindicato in pazienti con insufficienza epatica o renale severa. Max Alt è controindicato in pazienti con anamnesi positiva per accidente cerebrovascolare, ACV, o attacco ischemico transitorio, TIA. Ipertensione moderatamente severa o severa, o ipertensione lieve non trattata. Coronaropatia accertata, inclusa cardiopatia ischemica, angina pectoris, anamnesi di infarto del miocardio, o ischemia silente documentata, segni e sintomi di cardiopatia ischemica, o angina di Prinzmetal. Malattia vascolare periferica.
Uso contemporaneo di rizatriptano ed ergotamina, ergot derivati, inclusa la metisergite, o altri agonisti dei recettori 5-HT1B/1D, vedere paragrafo 4-5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Maxalt deve essere somministrato solo a pazienti nei quali sia stata fatta una chiara diagnosi di emicrania. Maxalt non deve essere somministrato a pazienti con emicrania emiplegica o basilare. Maxalt, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Ergotamina, ergot derivati, inclusa la metisergide, altri agonisti del recettore 5-HT1B/1D. A causa di un effetto additivo, l'uso concomitante di rizatriptano e di ergotamina, di ergot derivati, inclusa la metisergide, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Maxalt insieme ad altri farmaci come l'inezolid Accord Healthcare, l'inezolid Aurobindo Italia, l'inezolid Aurobindo, l'inezolid B. Brown, l'inezolid Cabi, l'inezolid CRCADD, l'inezolid CRCA, l'inezolid Milan Pharma, l'inezolid Teva, Zivoxid, compressa rivestita, Zivoxid, granulato, Zivoxid, soluzione, uso interno, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere Maxalt durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Maxalt durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. Gli effetti sulla fertilità umana non sono stati studiati. Gli studi sugli animali hanno evidenziato soltanto effetti minimi sulla fertilità a concentrazioni plasmatiche di gran lunga superiori alla concentrazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. In alcuni pazienti l'emicrania o il trattamento con Maxalt possono causare sonnolenza. In alcuni pazienti in terapia con Maxalt sono stati anche riportati capogiri. Pertanto i pazienti devono valutare la loro capacità di svolgere attività complesse durante gli attacchi emicranici e dopo la somministrazione di Maxalt. Effetti indesiderati. Maxalt, sia in compressa che in liofilizzato orale, è stato valutato in 8630 pazienti adulti fino ad un anno in studi clinici controllati. Gli effetti indesiderati più comuni valutati negli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio rizatriptan 40 mg, somministrato in compresse in singola dose o in due dosi con un intervallo di 2 ore, è stato generalmente ben tollerato in più di 300 pazienti adulti. Capogiro e sonnolenza sono stati gli effetti indesiderati correlati al farmaco più comuni. In uno studio di farmacologia clinica, in cui 12 soggetti adulti hanno ricevuto rizatriptana a dosi cumulative totali di 80 mg, somministrate nell'arco di 4 ore, due soggetti hanno riportato sincope e barra o bradicardia. Un soggetto, una donna di 29 anni, ha sviluppato vomito, bradicardia e capogiro 3 ore dopo aver ricevuto un totale di 80 mg di rizatriptan, somministrato nell'arco di 2 ore. Un blocco AV di terzo grado, responsivo all'atropina, è stato osservato un'ora dopo l'inizio degli altri sintomi. Il secondo soggetto, un uomo di 25 anni, ha accusato capogiri transitori, sincope, incontinenza e una pausa sistolica della durata di 5 secondi, registrata mediante ECG, immediatamente dopo una venopuntura dolorosa. La venopuntura era stata effettuata 2 ore dopo che il soggetto aveva ricevuto un totale di 80 mg di rizatriptan, somministrato nell'arco di 4 ore. Inoltre, sulla base della farmacologia di rizatriptan, dopo un sovradosaggio potrebbero verificarsi ipertensione o altri sintomi cardiovascolari più seri. Nel caso si sospetti un sovradosaggio di Maxalt, si deve prendere in considerazione la disintossicazione gastrointestinale, ad esempio, la banda gastrica seguita da carbone attivo. Il monitoraggio clinico ed elettrocardiografico deve durare almeno 12 ore, anche in assenza di sintomi clinici. Gli effetti dell'emodialisi o della dialisi peritoneale sulle concentrazioni sieriche di rizatriptan sono sconosciuti. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Preparazioni antiemicrania, agonisti selettivi della serotonina, 5-HT1, codice ATC, N02CC04. Meccanismo d'azione. Agonisti selettivi, 5-HT1B/1D, della serotonina. Rizatriptan si lega selettivamente con elevata affinità ai recettori 5-HT1B, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Rizatriptan viene rapidamente e completamente assorbito dopo somministrazione orale.
La biodisponibilità orale media della compressa è approssimativamente del 40-45% e i valori medi delle concentrazioni plasmatiche massime, Cmax, vengono dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi per l'uomo sulla base di studi convenzionali di tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità della riproduzione e dello sviluppo, sicurezza farmacologica, nonché elenco degli eccipienti lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina e 460A, amido pregelatinizzato, ossido di ferro rosso e 172, magnesio stearato e 572. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Max alta base di rizatriptan benzoato sono Equiad, Emirizia, Maxalt RPD, Rizaliv, Rizaliv RPD 10, Rizatriptan Urobindo, Rizatriptan Doc Generici, Rizatriptan Doc, Rizatriptan EG, Rizatriptan Milan Generics, Rizatriptan Sandoz, Rizatriptan Teva, Rizatriptan Zentiva Italia. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.